guardi, eh? 2 minuti. Fai una prova audio. Prova la fammi sentire il tuo bosone maschio. Fai una prova. Marco, fa una prova. Sì, fa una prova. Fa una prova. Pronto? Mi senti? Giorgio, tutto a posto? Quando vuoi parti. Vai. Amiche ed amici della Pallamano, amiche ed amici di Mestrino, buon pomeriggio dalle Arco Giovannangeli, che con la supervisione del responsabile stampa Giuseppe Baratta, oggi ben rappresentato da Nadia Tadawi, con le riprese curate da Giorgio Serra, coadiuvato da Arman Singh al Live Ticker e dai giovani talenti della Pallamano Pontiniana, lo scoring commenterà la partita odierna fra la Cassa Rurale Pontinia e la compagine veneta del Mestrino. Questa gara è valevole per la 7ª giornata di ritorno del campionato di pallamano italiano della serie A1 femminile, gara trasmessa come sempre sulla piattaforma sportiva di Eleven Sport. La gara odierna vedrà di fronte la compagine pontiniana, attualmente seconda in classifica di serie A1 con 28 punti, e quella veneta del Mestrino, attualmente al 10° posto in classifica della massima serie italiana femminile di pallamano con 6 punti. Le ultime prestazioni di campionato delle due squadre, disputate di sabato 25 febbraio 2023, cioè in pratica prima della sosta per le competizioni delle nostre nazionali maschile e femminile, gare valevoli per la 6ª giornata di ritorno, quelle appunto del 25 febbraio, hanno fatto registrare da un lato la battuta di arresto casalinga della Cassa Rurale Pontile sconfitta dal Bressanone, gara terminata 28-32 per la compagine trentina. Dall'altro, nel derby veneto, la sconfitta casalinga del Mestrino ad opera di un ottimo Cellini Padova per 21-23. Ricordo che all'andata a novembre la gara finì con la vittoria del Pontinia per 28-33 in quella di Mestrino. Capocannoniera per il Mestrino la forte terzina, ma brava anche come centrale, là in Ilaria con 75 realizzazioni, mentre grazie alle quali occupa la 19ª posizione in classifica cannonieri della Serie 1 femminile. Capocannoniere per la squadra pontiniana, la migliore straniera 2022 di A1 femminile, cioè sui leghi Gomez Hernandez, con 77 reti, seguita con 76 reti dalla compagna di squadra Eleonora Colloredo, fortissima pivot. Bene, vediamo che le squadre stanno quasi per appropinquarsi in campo e veniamo quindi alle formazioni iniziali. Il Mestrino schiererà in porta Giulgerova, all'ala destra Jevremovic, a terzino destro Losco, a centrale Dalle Fusine, a terzino sinistro Stefanelli, scusate, all'ala sinistra Campagnaro Elisa, a pivot Pugliese. In panchina Demeni, Giongi, Andriolo e Sabion, il trio dei tecnici. La Cassa Rurale Pontinia risponderà con Ramazzotti in porta, Podda alla destra, Panoiotova terzina destra, centrale Martina Grossa, terzina sinistra Sandra Radovic, ala sinistra Conte e pivot Colloredo. In panchina la coppia dei tecnici Nastra e Laera.
arbitri dell'incontro i signori Nunzio Bertino da Ragusa e Sergio Bozzanga da Catania. Le squadre hanno già cambiato la maglia e quindi stanno per entrare in campo agli ordini dei direttori di gara. Ricordiamo che nel primo pomeriggio si è svolta la partita fra Brixen ed Erice, con la vittoria dell'Erice per 32-27 in terra trentina, e quindi l'Erice scavalca il Brixen e si porta in terza posizione a ridosso di 2 punti alla data, al momento, della compagine pontiniana. Ecco che la speaker del Pontinia sta ordinando le formazioni in campo, ovviamente cominciando con le ospiti. Ed ecco la squadra pontiniana, la capitana Suileki Gomez, il numero 84, seguita dalla numero 1 Romina Ramazzotti. Ultima ma non per ultima Martina Crosta, che chiude il roster del Pontinia, ed ecco gli arbitri che fanno il loro ingresso in campo, salutano le squadre. Ecco che le squadre hanno effettuato il loro grido di vittoria. E l'incontro sta per avere inizio.
formazione del Mestrino molto giovane rispetto a quella di due anni fa. Il Mestrino ha fatto una scelta programmatica di dover ricominciare puntando soprattutto sulle giovani atlete venete. Scelta peraltro condivisibile. Un minuto di raccoglimento per la scomparsa prematura di un atleta di Pontinia. Ora si può cominciare. Sulla palla la Pugliese che passa alla centrale dalle Fusine. Stefanelli, Rosco, manovra, esce con Loredo che blocca prontamente, interrompe l'azione d'attacco del Ali Best Espresso Mestrino. E la Panayotova con una caparbia azione tra primo e secondo dell'attacco di destra del Pontinia sigla la prima rete al primo minuto del primo tempo. Tutto uno. Buona manovra da parte dei tre centrali, scarico per la Jevremovic, ecco che entra, peccato perché il tiro è stato bellissimo ma ha impattato i pali della porta difesa da Romina Ramazzotti, capovolgimento di fronte, palo preso dalla Podda e la Conte da posizione di ala sinistra. Giulia Conte sigla la seconda rete a 1 minuto e 50 del primo tempo. Buon avvio di partita, di gara da parte della formazione pontiniana. Dalle Fusine, Stefanelli, bellissimo passaggio filtrante per Pugliese che però viene interrotto dalla difesa pontiniana, si è ripreso con un tiro dai 9 metri per il Mestrino. Passivo segnalato dagli arbitri, sfondo da parte della numero 7 Losco, contropiede in
seconda fase, oserei dire, da parte della Sandra Radovic, che fa tutto da sola e sigla la terza rete a 2 minuti e 55 secondi del primo tempo. Cassa Rurale Pontinia 3, Alibest Espresso Mestrino 0. Schema, taglio del terzino, ottimo tiro da parte di Stefanelli, ma altrettanto buono l'intervento della Ramazzotti, che innesca in contropiede la Podda, che però si fa ipnotizzare dalla buonissima, bravissima portiera Giugerola. Rusco, Stefanelli tenta di ingannare la portiera pontiniana sul primo palo e non vi riesce, riparte con la Panagiotova, libera la Colloredo che, come spesso le accade, deposita violentemente in rete, anche perché ottimamente pescata sulla linea. Quindi Cassa Rurale Pontinia 4, Alibest Espresso Mestrino 0 a 4 minuti e 20 del primo tempo. Un tiro magari senza troppe pretese, ma molto ingannevole da parte della Stefanelli. Inganna la Ramazzotti e quindi 4-1, sempre in favore della Cassa Rurale, in quanto la Libes Mestrino ha segnato la sua prima rete a 4 minuti e 41 secondi del primo tempo. Nel frattempo registriamo un'esclusione per 2 minuti, per farlo commesso sugli attaccanti della squadra della Cassa Rurale Pontinia. Crossa, Panagiotova, Radovic, tentativo di passaggio filtrante per la Colloredo, ma difesa attenta e infrazione comunque commessa, prontamente rilevata dagli arbitri, e quindi in attacco ritorna la squadra del Alibest Espresso Mestrino. Ottimo muro effettuato dalla squadra pontiniana, stupendo passaggio della Panagiotova, che ha fatto a fette diagonali il campo e ha trovato libera l'ala sinistra Conte, che però nel tentativo di angolare ha angolato troppo il tiro e ha preso il palo di destra della forte portiera del Mestrino. Stupendo schema che ha sfruttato la superiorità numerica, e la Panagiotova ha messo in condizione la Podda di siglare la quinta rete. Quindi Cassa Rurale Pontinia 5, Alibest Espresso Mestrino 1 a 6 minuti e 40 secondi del primo tempo. Tentativo di entrata della Jaremovic, che però trova Colloredo sulla sua strada e quindi commette un fallo di sfondo. A centrocampo viene travolta la Panagiotova.
manovra da parte dell'attacco. Pontiniano con al tiro Sandra Radovic, che però non riesce a trovare la porta, mentre trova la porta la numero 29 Campagnaro, Elisa Campagnaro, da alla sinistra, che deposita alle spalle della Romina Ramazzotti la seconda rete a 7 minuti e 55 secondi del primo tempo. Un po' di fase confusa al centro dell'attacco, un fallo tattico commesso dalla Coloreto, che però è talmente eclatante che gli arbitri non possono fare a meno che combinare una ammonizione. 8 minuti e 30 secondi passati da poco, 5 per la Cassa Rurale Pontinia e 2 per la Libest Espresso Mestrino. Incrocio dei centrali, uscita Germania, ormai sfruttata da molte squadre. Ottimo intervento di Martina Grossa, che blocca l'azione d'attacco del Mestrino. Ottimo passaggio da parte di Dalle Fusine alla pivot, ma altrettanto ottima risposta da parte della difesa del Pontinia, e ancora una volta la numero 29 Campagnaro deposita da ala sinistra, sigla la terza rete per il Mestrino, e quindi 9 minuti e 40 secondi del primo tempo, Cassa Rurale 5, Mestrino 3. Questa volta ottima intesa fra le terzine, Panayotova, Radovic, con Radovic che entra per prima e seconda e sigla la sesta rete. Invasione commessa da Stefanelli, ma comunque con una pronta Romina Ramazzotti. Solito ottimo passaggio della Panayotova alla Conte, che sigla la rete, ma l'arbitro ravvisa prima un fallo contro il Mestrino, un fallo punibile con un tiro dai 7 metri che la Podda si accinge al tentativo di realizzazione. Bravissima la portiera Giulgerova, che riesce a ipnotizzare la pur brava alla destra del Pontinia. Quindi risultato che rimane fermo ancora sul 6-3. Mestrino in attacco, Dalle Fusine, Stefanelli. Difesa aggressiva sulla Campagnaro, punizione battuta dalla stessa Stefanelli. Un tentativo di sottomano che non impensierisce minimamente la portiera del Pontinia, Romina Ramazzotti. Un ottimo passaggio filtrante sulla linea per la Coloreto, la quale si gira come suo solito prontamente, ma trova pronta anche la risposta dell'ottima fino adesso portiera del Mestrino. Quindi risultato ancora cristallizzato sul 6-3. Un passaggio della Grossa senza pretese viene sottovalutato dalla difesa del Mestrino e giunge alla Podda, la quale fa sua la sfera e sigla una rete
che è la settima a favore della Cassa Rurale del Pontinia, quindi Cassa Rurale 7, Mestrino 3. Involontario fallo di piede commesso in fase difensiva dal Pontinia. Ibrahimovic, Stefanelli, dalle Fusine. Stefanelli tenterà il tiro. Oh, ottimo passaggio per la pivot pugliese che accorcia le distanze e porta la propria squadra a 4 reti quando abbiamo superato da poco i 13 minuti e 15 secondi del primo tempo. Sempre Cassa Rurale Pontinia in vantaggio, ma per 7-4. Partita che, nonostante gli ottimi ritmi, fa fatica a decollare dal punto di vista delle reti, anche per l'ottimo intervento delle rispettive portiere e difese. Contrattacco da parte del Mestrino, con un bellissimo gesto tecnico si porta al tiro la numero 22 di Efremovic, che però prende la parte superiore della traversa, quindi risultato ancora fermo sul 7-4 per la Cassa Rurale Pontinia Ottimo recupero da parte della Martina Crosta, che innesca una Sandra Radovic che effettua una doppia finta, si potrebbe dire, e decide di andare lei al tiro siglando l'ottava rete a 14 minuti e 55 secondi del primo tempo. Cassa Rurale Pontinia 8, Mestrino 4. Bellissimo intercetto da parte di Crossa, che innesca in contropiede la Luisella Podda, 9-4 in favore della Cassa Rurale Pontinia a 15 minuti e 21 secondi in questo momento. Una piccola ingenuità commessa in attacco da parte della squadra del Mestrino, ben sfruttato dalla centrale Martina Crosta. Tiro senza pretese da parte di Dalle Fusine, che tenta di incunearsi nella fitta difesa pontiniana. Ottimo tiro da parte di Stefanelli, che trova pronta la Ramazzotti nel parare. Capovolgimento di fronte, attacco veemente della Cassa Rurale Pontinia con le tre centrali che si stanno scambiando i ruoli proprio per confondere la pur attenta difesa veneta. Colloredo, Panayotova, Radovic, passivo da parte degli arbitri. Radovic che si incunea e sigla di potenza fra secondo e terzo, e sigla la decima rete in favore della Cassa Rurale, quindi Cassa Rurale 10, Alibest Espresso Mestrino 4 a 17 primi e 10 secondi del primo tempo. Questa volta il bellissimo gesto tecnico della Jevremovic trova la rete, la quinta rete in particolare per
il Mestrino. Conte dall'ala, ottimo tiro da parte di Giulia Conte, che però finisce di quasi un mezzo metro all'esterno del palo sinistro, difesa dalla forte portiera Giulgerova. Manovra in attacco del Mestrino. Infrazione commessa da parte del Jevremovic consente alla Casa Rurale Pontina di riportarsi in attacco, questa volta con un po' più di calma, in quanto la squadra veneta si era già riposizionata in difesa. Splendido intervento sulla linea da parte del pivot Colloredo, che costringe al fallo la numero 29 Campagnaro, che lascia momentaneamente per due minuti la propria squadra in inferiorità numerica. Quando stiamo per raggiungere il 19° minuto del primo tempo, la Cassa Rurale è in vantaggio per 11-5 sul Alibest Espresso Mestrino. Ottimo inserimento da Stefanelli, che per via centrale riesce a segnare la sesta rete. Quindi 11-6 sempre per la Cassa Rurale, il vantaggio sempre per la Cassa Rurale Pontina, ma le reti di distacco fra le due squadre sono 5. Colloredo, Podda, Panagiotova, carica. Ah, peccato, un ottimo inserimento della crosta. E sul contropiede la Losco sigla la settima rete. Ottimo taglio operato dalla Radovic, che da sinistra va direttamente a tirare a destra del fronte d'attacco pontiniano, ma trova pronta la portiera del Mestrino, quindi il risultato è ancora fermo su 11-7 per la Cassa Rurale Pontina. A 20 minuti e 30 del primo tempo. Nel frattempo rientra la sesta giocatrice. Ottimo passaggio filtrante per il pivot pugliese, che sigla l'ottava rete. Manovra in attacco del Pontinia. La Panagiotova vede un varco libero, decide di entrare da sola fra terzo e terzo, vi riesce e sigla la 12ª rete contro le 8 del Mestrino a 21 minuti e 30 secondi del primo tempo. Palla involontariamente colpita dalla gamba della Colloredo, punizione a favore del Mestrino, e Mestrino che a 21 minuti e 54 secondi del primo tempo
ritiene utile di chiamare un time out, il primo time out della partita. Esaurito il tempo del time out, le squadre rientrano in campo, ovviamente palla in mano all'Alibest Espresso Mestrino. Tutto è pronto, il gioco si ricomincia. Bellissimo inserimento da parte del numero 29 dall'ala sinistra, Campagnaro, che sigla la nona rete. Mestrino sempre a ridosso della squadra pontiniana, che sta sopra solo di 3 e in questo momento di 4 per l'ottimo inserimento per vie centrali del terzino destro Panagiotova. Nel frattempo il coach Andriolo è stato ammonito da parte degli arbitri, quindi quando abbiamo raggiunto i 22 minuti e 44 secondi del primo tempo, risultato Cassa Rurale Pontinia 13, Alibest Espresso Mestrino 9. Lusco, Jevremovic, Stefanelli. Ottimo tiro dalle fusine che sigla la decima rete. Bel gesto tecnico da parte sul capovolgimento di fronte, bel gesto tecnico da parte della Sandra Radovic, che però non riesce a inquadrare la porta e quindi il risultato ancora fermo sul 13-10 a 23 primi e 37 secondi del primo tempo. Stefanelli sempre pericolosa, tenta la soluzione per vie centrali, viene fermata dall'ottima difesa pontiniana. Ancora una volta la Radovic si erge a baluardo e sul capovolgimento di fronte ottimo inserimento di Martina Crosta, che tutta da sola evita un intervento e tira quasi a colpo sicuro, ma trova pronta la risposta della portiera. Però su fallo gli arbitri assegnano un tiro ai 7 metri che Sandra Radovic tira e sigla la 14ª rete a 24 primi e 47 secondi. Cassa Rurale Pontinia 14, ospiti Alibest Espresso Mestrino 10.
taglio del terzino destro Losco. Ammonizione per Radovic che commette un fallo su Pugliese. Questa volta la Jevremovic, pur tirando molto bene, molto bello anche il gesto tecnico, trova sulla sua strada la Sizia che nel frattempo ha sostituito la Ramazzotti, contropiede ancora della Jevremovic e questa volta la Jevremovic sigla l'undicesima rete. Ennesima rete che costringe la coppia La Era Nasta a chiamare il loro primo time out di questo primo tempo a 25 primi e 54 secondi con risultato di Castel Rurale Pontinia 14 e ospiti Alibes Mestrino 11. Esaurito il tempo del primo time out casalingo. Gli arbitri comandano la ripresa del gioco. Ricordiamo a 26 primi cassa del primo tempo, Cassa Rurale Pontina 14, Alibes Espresso Mestrino 11. Peccato, peccato per la Notarianni che non si è accorta che c'era un bel buco entro il quale poteva entrare e quindi si continuerà con il Mestrino in attacco sempre sotto per 14-11. Quanto mancano poco più di 3 minuti al termine della prima frazione di gara. Fallo commesso in attacco da parte del Mestrino. Bellissima l'entrata da primo e secondo. Scusate, bellissima entrata da ala di Giulia Conte. Che sigla la 15ª rete, 27 primi e 25 secondi, Castel Rurale Pontinia 15, Alibes Espresso Mestrino 11, Stefanelli, Losco, Jevremovic e questa volta la bellissima entrata dell'ala destra del Mestrino trova la 12ª rete. Notarianni tentativo di entrata da parte della Grossa rilevato da parte degli arbitri come sfondo. Risultato ancora fermo sul 15-12
per l'atlete pontiniane a 1 minuto e 10 dal termine del primo tempo. E ancora una volta scarico per l'ala destra Jevremovic, che sigla la 13esima rete, ingannando ancora una volta la portiera Sizia. Tentativo di passaggio per la crossa dalla parte della Pagnotova, che non è riuscito, innescato il contropiede con la Campagnaro, che sigla la 14esima rete. Una sola rete di distacco fra le due squadre, e il Best Mestrino, quando mancano 8 secondi. E quindi il primo tempo termina col risultato di 15-14 in favore della Cassa Rurale Pontinia. Come al solito in serie A1 femminile, ma anche nelle altre massime serie dei campionati nazionali, mai dire mai. Quindi il Mestrino sta meritando questo risultato. Amiche e amici della Pallamano, ci riaggiorniamo fra circa 10 minuti.
Bene, amiche e amici della Pallamano, sta per riprendere la gara fra Cassa Rurale Pontinia e Alibest Espresso Mestrino. Il primo tempo è terminato con il risultato di 15 a 14 per le atlete pontiniane, con grande soddisfazione ovviamente degli allenatori del Mestrino, ma anche abbiamo visto delle atlete che si sono compiaciute fra di loro. Un ottimo intervento subito in avvio di ripresa da parte della portiera del Alibest Espresso Mestrino, che si è ben opposta al tentativo di Colloredo. Tentativo di entrata con realizzazione della Panayotova fra primo e secondo, costringe la numero 2 dalle Fusine a commettere un fallo sanzionato dagli arbitri con un tiro dai 7 metri che è la stessa Panayotova che si accinge a tirare. Panayotova contro la Giugerova. E sul secondo tentativo la Panayotova commette invasione, ma da notare la ottima parata della Giugerova, bravissima ad opporsi al forte tiro della terzina destra della Cassa Rurale Pontinia. Manovra il Mestrino con la Stefanelli che viene bloccata da un intervento del Radovic, passivo da parte degli arbitri. Questa volta la Jevremovic non riesce a segnare, così come non riesce a segnare sul capovolgimento di fronte la Panayotova, che tira di quasi mezzo metro sopra la porta del Mestrino. E quindi risultato ancora fermo 15 a 14 a 2 minuti e 10 secondi del secondo tempo. Un doppio taglio. Stefanelli. Ottimo inserimento centrale della Stefanelli, che sigla la rete del pareggio. Sul capovolgimento di fronte un passaggio un po' troppo fuori misura per la Podda, e palla nuovamente in mano del Alibest Espresso Mestrino, che ha raggiunto il pareggio 15 a 15 a 3 minuti e 10 secondi del secondo tempo. Ottimo intervento della Podda, che intuisce il passaggio filtrante per la Conte, che viene ottimamente fermata in fase di ripiegamento dalla Losco.
e finalmente la Panagiotova con un ottimo tiro in sottomano riporta in vantaggio la squadra pontiniana. Cassa Rurale Pontini a 16, ospiti del Mestrino 15, a 4 minuti e 20 secondi del secondo tempo. Dalle Fusine, Stefanelli, Losco, Stefanelli, ottimo inserimento, palla che carambola sulle gambe della Panagiotova, passivo sollevato dagli arbitri. Nel frattempo notiamo che è rientrata fra i pali della cassa pontiniana la Romina Ramazzotti, e la Colloredo dalla linea dei 6 metri non riesce a siglare il doppio vantaggio. Subito velocissimo contropiede con Giulia Conte, che però si fa ipnotizzare dalla portiera del Mestrino. Ancora risultato fermo 16 a 15. Passi, lanciata la Podda in contropiede e lei decide di segnare la 17ª rete, tintando un passaggio per l'altra ala Conte. Dalle Fusine, Losco, dalle Fusine, Stefanelli, Campagnaro, dalle Fusine. Sfuggita di mano la palla, riprende comunque il Mestrino il gioco, tentativo di passaggio al pivot. Subito la crosta si fa nel tentativo di andare in contropiede. Commette un fallo di doppia e palla di nuovo in mano alle atlete del Mestrino. Passaggio fuori misura consente alla squadra della Castellare Pontini di portarsi l'attacco con la crosta, che decide di fare velocissimamente tutta da sola. Splendida entrata centrale con tiro del 18 a 15, ma sul capovolgimento di fronte si fa trovare benissimo libera la numero 41 pugliese, che ottimamente servita centralmente riaccorcia le distanze a meno 2 a 7 minuti e 30 secondi del secondo tempo. Bomber Radovic, così come viene spesso nominata, sigla la 19ª rete con un bellissimo tiro a mezza altezza che si insacca alla destra della portiera del Mestrino. Ottimo intervento della difesa su altrettanto buon intervento centrale della Stefanelli. Ottimo contropiede velocissimo da parte di Luisella Podda, che è ottimamente servita quasi sulla linea dei 7 metri dell'avversario, riesce a siglare la 20ª rete. Quindi Cassa Rurale Pontinia 20, Mestrino 16, quando abbiamo raggiunto quasi i 9 minuti del secondo tempo.
Lusco scarica per Jevremovic, ma nonostante l'ottima parata della Ramazzotti, la palla carambola nei pressi della pivot pugliese che in scivolata sigla la 17ª rete. Nove minuti e 40 secondi del secondo tempo, risultato Castellurale Pontina 20, Alibes Messino 17. Tentativo della crossa di lanciare il contropiede, ma un ottimo recupero della Losco riesce ad inibire una possibile realizzazione pontiniana. Uno scalare molto ben effettuato porta la Jevremovic a sigillare la 18ª rete con un pallonetto da ala destra. Tentativo di entrata fra primo e secondo da parte della Sandra Radovic, che opportunamente marcata dalla Losco con un fallo, consente alla Castellurale Pontina tramite la Giulia Conte di tentare la realizzazione del tiro dai 7 metri. Giulia Conte sigla la 21ª rete, 21 per la Castellurale Pontina, 18 per la Libes Mestrino, a 11 minuti e 3 secondi con la Libes Mestrino in inferiorità numerica, appunto per la esclusione per 2 minuti della terzina Losco che si era opposta alla Sandra Radovic. Notiamo che al posto della Sandra Radovic è entrata sui Lechi Gomez. Federico Gomez che lascia comunque il posto a Michela Notarianni, centrale. Ripresa del gioco, Notarianni, Coloredo, Rosta e alla sua maniera, cioè devastante per vie centrali, la Panagiotova sigla la 22ª rete. C'è un tentativo di allungo, notiamo che in difesa c'è un avvicendamento attacco-difesa. In difesa entra la Suilechi Gomez, mentre in attacco vediamo che è pronta a rientrare la Notarianni. Thank you.
po' di confusione in fase d'attacco per il Mestrino. Tentativo della Pugliese di sorprendere la Ramazzotti, che invece non si fa sorprendere. La crossa velocissima, passaggio al taglio della Podda, che da posizione di linea sigla la 23esima rete e quindi più 5 per il Pontinia a 13 minuti e 35 secondi del secondo tempo. Notiamo in questa frazione di gara una maggiore consapevolezza delle ragazze pontiniane di poter tenere bene il risultato, nonostante la bravura delle ragazze venete. Pugliese dalle Fusine, Campagnaro, Stefanelli, tentativo di entrata della Losco, che però commette fallo di sfondamento e quindi palla ancora in mano alle atlete laziali. Come detto, avvicendamento in attacco fra Gomez Hernandez e Notarianni. Notarianni in attacco, Gomez Hernandez in difesa. Bellissimo schema concluso in rete dalla Conte, che in pratica libera da ala sinistra, sigla la 24esima rete per la propria compagine. Cassa Rurale Pontinia 24, Alibes Messino 18, a 15 minuti e 20 secondi del secondo tempo. Ottimo tiro da parte di Stefanelli, che inganna la portiera Ramazzotti e sigla la 19esima rete per la squadra veneta. Ottimo intercetto da parte di Jevremovic in difesa, dalle Fusine in attacco, subito si ripropone, passaggio per la Pugliese, ottimamente fermata da Notarianni, punizione. Punizione, ma interruzione per il secondo time out a favore del chiamato dalla squadra del Alibes Espresso Mestrino. Ricordiamo il risultato a 16 primi e 9 secondi. La Cassa Rurale Pontinia sopravanza di 5 reti l'Alibes Espresso Mestrino e quindi il risultato 24 a 19. Gli arbitri richiamano le squadre in campo, già in difesa la Cassa Rurale Pontinia. Ecco che in attacco si stanno per accomodare le atlete venete. Pronti a riprendere? Via. Ripartite Stefanelli dalle Fusine, Losco, oh,
ottimo intervento di intercetto da parte della Coloredo, ma prima gli arbitri hanno ravvisato un'infrazione da parte della difesa pontiniana. Splendido, oserei dire, splendido cambio di direzione della Stefanelli. È gol. Che sia la 19esima rete. Nel frattempo, sul contropiede, la Losco si lascia ipnotizzare dalla Ramazzotti e sul capovolgimento di fronte la Conte, in equilibrio precario, riesce a siglare la 25esima rete. Quindi a 17 primi e 37 secondi del secondo tempo, la Castrovillari Pontina è in vantaggio per 25-19 sull'Alibest Espresso Mestrino. In posizione da pivot si fa trovare libera al numero 7 Losco, che però non riesce a realizzare per l'ottimo intervento della Ramazzotti e anche pressata dalla difesa pontiniana, ed è per questo che gli arbitri correttamente indicano il tiro dai 7 metri a favore della squadra veneta. Stefanelli sulla linea, rete. Che subisce Sizia, che aveva preso il posto fra i pali proprio per il tiro ai 7 metri della portiera Ramazzotti. E quindi, quando mancano poco meno di 12 minuti alla fine della gara, il Pontinia conduce per 25-20. Notarianni, Ramazzotti prende il palo restituisce la palla a Conte, che da posizione da pivot sigla la 26esima rete. E questa volta la Losco, sempre in posizione da pivot, sigla la 21esima rete. Stiamo assistendo, amiche e amici telespettatori, in effetti a una buona partita, soprattutto rispetto a un primo tempo di troppa attesa da entrambe le formazioni. In questa seconda parte, soprattutto in questa seconda parte del secondo tempo, le squadre stanno ravvivando i loro gesti tecnici, tant'è che la Castrovillari Pontina ha siglato la 27esima rete . Manovra in attacco della Cassa Rurale. Velocissima come sempre la crossa, serve la Notarianni che tenta di infilarsi fra primo e secondo. E difesa del Mestrino che viene
colta di sorpresa dall'ottimo inserimento della Podda, che da ala destra con mano fatata riesce a siglare la 28esima rete. 28 reti. 28 reti per la Castelvale Pontinia, 21 per la Libes Mestrino, quando mancano poco meno di 9 minuti al termine della gara. Ottimo muro della Castelvale Pontinia, consente alla Ramazzotti di innescare la Luisella Podda in contropiede che sigla la 29esima rete. 22 primi del secondo tempo, Castelvale Pontinia 29, Alibes Mestrino 21. Tiro di sottomano ottimamente fermato dal Ramazzotti. E ancora una volta sul capovolgimento di fronte la Cassa Rurale Pontinia allunga nuovamente a 9 le reti di distacco fra le due squadre, e quindi 30 Cassa Rurale Pontinia, 21 Alibes Espresso Mestrino, quando mancano circa 7 minuti alla fine della gara. Tentativo no look della Stefanelli, ma che non viene capita dalle proprie compagne. Nel frattempo la Castelvale Pontinia chiama il suo secondo time out. Arbitri richiamano le squadre sul terreno di gioco per continuare la gara, che vede in vantaggio la Castelvale Pontinia per 30-21 sull'Alibes Espresso Mestrino. A circa 7 minuti dal termine della gara. Nel frattempo notiamo con piacere che ha fatto il suo ingresso l'ala D'Ambrosio, che in settimana ha subito un colpo alla caviglia. Passaggio per la Coloredo, ma ottimo intervento della portiera, che rimane anche colpita dal forte tiro della pivot puntiniana. Speriamo non sia nulla di grave. Vediamo che si sta riprendendo, anche se il colpo deve essere stato molto forte. Rubin, vediamo che ha preso il posto di Dalle Fusine. Sono entrate un po' di giocatrici nuove per il Mestrino.
e con la solita eleganza sui leghi Gomez Hernandez si infila per vie centrali e sigla la 31esima rete. Casa Rurale Pontina 31, Alibest Espresso Mestrino in questo momento 22, con un ottimo tiro centrale in appoggio della Rubin. Ambrosio crosta ottimamente murata dalle giocatrici del Mestrino. Un po' di fase confusa in attacco da parte del Mestrino. La Chiarotto da posizione di pivot si guadagna un tiro dai 7 metri che si appresta a tirare la numero 8 Rubin contro la portiera Sizia. Grandissima parata da parte della portiera laziale che cristallizza il risultato su 31 a 28 a 26 primi e 15 a 22 31 a 22 scusate a 26 primi e 22 secondi del primo tempo. Mancano poco più di 3 minuti al termine della gara, gara ormai si può dire in mano alla squadra pontiniana. La D'Ambrosio nel frattempo si guadagna un tiro dai 7 metri. Notarianni, rete. 32 a 22, 27 primi e 15 secondi del secondo tempo. Ormai risultato saldamente nelle mani della Cassa Rurale Pontinia. Gloria anche per la neoentrata D'Ambrosio che sigla la 33esima rete per la propria compagine. Tiro d'angolo su deviazione della difesa. Ormai siamo alle battute finali. Da notare la buona caparbietà delle atlete venete che si riportano in attacco. La Rubin che con un tiro in appoggio sigla la 23esima rete. Manca poco più di un minuto al termine della gara. 33 Cassa Rurale Pontinia, 23 Alibest Espresso Mestrino. Thank you.
splendido passaggio filtrante per il taglio dell'ala d'Ambrosio da parte della Panagiotova e seconda rete dell'ala laziale. E quindi 34 per la Casa Rurale Pontinia, 23 per l'Alibes presso Mestrino a 10 secondi dal termine della gara. Presupponiamo che la gara terminerà qua con il Mestrino in attacco. Mancano una manciata di secondi? No, neanche. Bellissimo, bellissimo passaggio da parte della Sizia in contropiede, prima fase alla D'Ambrosio che pur ricevendo riceve però sul suono della sirena della fine della gara. Bene, il risultato a questo punto oserei dire strameritato per la Cassa Rurale Pontinia, che con questo risultato di 34 a 23 sul Alibest Mestrino consolida la sua seconda posizione in classifica del campionato di pallamano Serie 1 femminile. Infatti il punteggio da 28 passa a 30 a ridosso del Salerno, che però il Salerno alle 8 giocherà contro il Cellini Padova e quindi in attesa di questo risultato il Pontinia consolida questa ottima posizione, questa seconda posizione in classifica. Ringraziando il responsabile stampa Giuseppe Baratta, oggi ottimamente rappresentato da Nadia Tadlaoui, Giorgio Serra per le riprese televisive, Arman Singh per l'assistenza live ticket, i ragazzi dei giovanili maschili per l'assistenza scoring, Learco Giovannangeli, vi auguro un buon proseguimento di serata, dandovi appuntamento per la prossima gara casalinga dell'atleta della Cassa Rurale Pontinia sulla piattaforma Eleven Sport. Gara nona di ritorno, questa che si disputerà alle ore 18 del 1 aprile prossimo qui al Palasport Marica Bianchi di Pontinia e che vedrà la compagine pontiniana opposta alla Securfox Ferrara. C'è da sottolineare in conclusione che sabato prossimo la Cassa Rurale Pontinia farà visita alla capolista PDO Giomi Salerno per tentare il riavvicinamento in classifica in ottica playoff. Bene, avendo dato quest'ultima informativa, Learco Giovannangeli, ancora vi augura una buona serata e un buon weekend a tutti voi amiche ed amici della Pallamano. Alla prossima!